Ciao Milanisti, bentornati e benvenuti, questo è il canale di Pianeta da Milan, io sono Stefano Bressi e oggi torniamo a parlare di mercato perché l'avevamo fatto pochi giorni fa disegnando quello che poteva essere il Milan che stava effettivamente prendendo forma, il Milan di Furlani, di Moncada, di Pioli, degli algoritmi, con una serie di nomi che erano stati acquistati al Milan, che avevamo verificato essere effettivamente degli obiettivi di mercato del Milan, ma che pian piano stanno già sfumando. E questo iniziamo subito a dirlo: non va bene. Prima di continuare subito lasciate un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatemi sapere nei commenti qual è il vostro pensiero a riguardo e, e se avete suggerimenti di mercato e poi ne parliamo insieme se volete, se volete che magari approfondisco su qualche giocatore o uh, comunque tutto quello che volete esprimere io vi leggo come sempre. Dicevo, avevamo fatto un video. Pochi giorni fa, che tra l'altro vi lascio nelle schede eh, qui in alto, in cui avevamo detto quali erano gli obiettivi di mercato del Milan e in quali reparti il Milan voleva intervenire, era abbastanza chiaro che i rossoneri dovessero prendere un centrocampista, anche visto l'infortunio di Ismael Benasser, era chiaro che debbano prendere un esterno e eh, una punta. Benissimo, in più c'era anche il difensore, benissimo, avevamo fatto dei nomi che erano quelli caldi, che erano quelli che effettivamente il Milan stava seguendo per il mercato. In difesa c'era Ndicka. Ndicka è già sfumato. Ndicka andrà alla Roma, il Milan ha tentato di inserirsi, ma non c'è riuscito. E quindi il primo nome che era stato accostato al Milan del, al nuovo Milan, Ndicka non arriverà per una, tutta una serie di motivi, tra cui anche l'ingaggio. Il Milan aveva offerto intorno ai 3 milioni, la Roma ha rilanciato a 3 milioni e mezzo, il Milan non ha, uh, non ha voluto contro rilanciare, quindi indica Sfuman, indica andrà alla Roma e adesso bisogna capire se il Milan interverrà, se interverrà in modo diverso in, in difesa o se semplicemente preferirà non acquistare nessuno in difesa e rimanere così com'è, vi, vi avevo detto. In quel video che se fosse arrivato un DK molto probabilmente avremmo visto partire uno dei centrali attualmente al Milan, quindi uno tra eh, Ciao, Tomori e Kalulu, eh, però è normale che se un DK non dovesse arrivare i tre dovrebbe, potrebbero rimanere. quindi Bene, ma... Eh, cioè male, ma non malissimo, perché comunque alla fine sostitu i sostituti ce li hai già in casa. Ma attenzione, perché poi le cessioni, che avevo detto, que quella, una di quelle cessioni potrebbe andare a finanziare il resto del mercato, la cessione potrebbe arrivare comunque, ma ne parliamo più avanti. L'altro obiettivo di cui avevamo parlato era Tielemann, che era il centrocampista. Benissimo, anche Tielemann andrà alla Roma. È vero che su entrambi i Milan si è mosso in ritardo, però come avevo detto in quel video lì... Era oggettivo che, se Milan avesse preso Dicka, Tileman, magari Pulisic a destra, e già di Pulisic non se ne sta più parlando, però forse questa è una cosa positiva. Turam, e allora eh, Kamada, e allora sarebbe stato un bel Milan. Però, se già si va a togliere Dicka, togliere Tileman, magari si prende qualcun altro a posto di Tileman, ma rimane, eh, eh, rimane la differenza di livello. Tileman era un giocatore di un certo livello. Se dovesse arrivare qualcuno al suo posto si rischia di abbassare già il livello, cosa che potrebbe essere negativa. Comunque restiamo in attesa, aspettiamo, vediamo chi arriverà, però quello che voglio dire è che la prima sensazione del mercato del Milan è quella di un mercato un po' inconcludente, di un mercato... Che eh, vede tante idee, ma poca concretezza. È un Milan pieno di idee con delle bellissime idee perché ti le mandi, K, magari te lo un difensore per finanziare il resto. Sarebbe stato tutto molto bello. Poi sulla destra e sulla sinistra ci sono vari nomi: C'è eh, Ciucquez, c'è Turam, c'è Pulisic. Per Ciuquese è previsto un incontro nei prossimi giorni, probabilmente dopodomani, a casa Milan per, per incontrare la gente, per cercare di accelerare e non farsi scappare neanche lui. Turam si dice che sia stato chiamato da Pioli per essere convinto, però ancora oggi non c'è nulla di, di, di concreto. Ecco, il Milan sta facendo un po' fatica a concludere le trattative. Non, qualcuno potrebbe dire è eh, perché non c'è più Maldini, Maldini convinceva i giocatori. No, probabilmente non è perché non c'è più Maldini, Maldini convinceva i giocatori. Semplicemente perché. È la questione di cui, di cui parlavamo, la questione dei, dei conti, cioè il Milan alla fine non può spingersi oltre un tot, una delle cose che veniva rinfacciata a Maldini era vendi qualcuno, investi ma gli stipendi sono quelli, prendi i parametri zero, benissimo un DK a zero, le Telemann a zero, ma gli stipendi? Gli stipendi se non si alzano è normale che il Milan viene tagliato fuori, manda andrà alla Roma a prendere uno stipendio importante o comunque più importanza di quello che vorrei, voleva offrire il Milan di che è, è andata la Roma perché il Milan non ha rilanciato sui 3 milioni e mezzo che la Roma è, andato, è andata a offrirgli siamo lì alla fine le mani più o meno sono legate, certamente ci saranno tante idee, certamente ci saranno delle soluzioni, ma vediamo se poi il livello resterà all'altezza delle prime idee, delle prime soluzioni che aveva questo Milan, che ripeto erano Dikka, Tieleman, era, eh, Pulisic, Chukweze, Turam, Kamada, cioè sono giocatori importanti, giocatori che se arriverà se l'avevo detto in quel video, se fossero arrivati avrebbe preso un forno un bel Milan. Così iniziamo a ridimensionare un po' il tutto. E dicevo della cessione: attenzione alla, alla cessione, perché io eh, vi avevo preannunciato che con DK forse sarebbe partito un difensore, che era, diciamo, quello più sacrificabile. Ma se Milan dovesse volere veramente fare una cessione, e per andare a finanziare un mercato più importante in altri ruoli. Perché poi è normale che il Milan, il suo mercato, lo può fare tranquillamente anche senza le cessioni. Non sto dicendo che Milan deve vendere qualcuno, sia ben chiaro. Il Milan non ha necessità di vendere nessuno per i conti, perché ha un bilancio a posto e il suo mercato potrà farlo anche investendo delle cifre importanti, al di là delle cessioni. Ma se si vorrà provare a fare un mercato ancora migliore in altri ruoli, quale cessione può esserci? Quella di Mike Mignon. È il nome caldo degli ultimi giorni, perché... Secondo quanto riferiscono in Inghilterra, alcuni hanno detto che Milan ha rifiutato un'offerta da 80-90 milioni. Ma non è vero, Milan non ha rifiutato un'offerta da 80-90 milioni, almeno dalla traduzione che c'è, che, che è stata fatta dai dei, dei quotidiani inglesi, secondo cui qualcuno diceva che Milan aveva rifiutato 80-90 milioni, non è la traduzione corretta. La traduzione corretta di quegli articoli è che il Chelsea sta spingendo per Mignon e il Milan non accetta offerte inferiori agli 80-90 milioni di euro. Cosa significa questo? Che se avessero ragione i colleghi inglesi, se il Milan dovesse ricevere un'offerta da 80-90 milioni per Magnon, a quel punto il Milan potrebbe anche decidere di venderlo. E qui torniamo all'altro discorso della differenza con Maldini: probabilmente il Milan in questi anni ha ricevuto offerte importanti da 70, 80, 90 milioni per i vari Teo Hernandez, Leao, Magnon e compagnia bella. Ma Maldini ha sempre detto: no, questi giocatori rimangono al Milan perché sono i campioni del Milan. Oggi col player trading, con questa dirigenza nuova, tutto questo discorso viene meno. Mignon, di fronte a un'offerta stratosferica, molto importante, non è più incedibile. È scedibile a prezzi altissimi. 80-90 milioni è il prezzo fissato, ripeto, secondo i colleghi inglesi, e quindi di fronte a quell'offerta il Milan potrebbe vedere andare via. Magic Mike Mignon. I portieri forti ce ne sono, carne secchi, vicario, il Milan interverrà, comunque eh, andrà, inter, interverrà in modo tale da prendere un, un portiere all'altezza, ma non sarà Mike Mignon. Poi eh, si andrà a fare magari un mercato migliore con, un, con quei soldi. Ma questo è lo scenario. Quindi attenzione a parlare di Milan che rifiuta offerte importanti per Mignon, magari non lo venderà comunque, però la traduzione corretta è quella lì: il Milan non accetta offerte inferiori agli 80-90 milioni. 80 quindi vediamo cosa succederà. Per adesso il mercato del Milan è fermo a Kamada, che comunque non è in discussione, ma che era stato definito già dalla precedente dirigenza. Sono comunque convinto e sicuro che il mercato di quest'estate sarà un mercato importante, sarà un mercato ricco più che altro, cioè di, di ta con tanto movimento in entrata e in uscita, però ripeto, voglio vedere se il valore del Milan che arriverà sarà all'altezza del valore del Milan che avevano in mente all'inizio. È successo anche con Maldini di prendere dei giocatori inferiori alle aspettative, però alla fine il, il mercato del Milan ha sempre seguito un, un certo livello, tranne l'ultimo anno in cui abbiamo già detto tante volte che è stato un mercato un po' fallimentare. Vedremo se il Milan, anche questa volta con una nuova dirigenza, riuscirà nella stessa, nella stessa intenzione. Per oggi è tutto, lasciate un mi piace a questo video e se siete d'accordo iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, perché mi interessa parecchio sapere mi interessa sempre molto leggervi nei, nei commenti, soprattutto su questi temi, su questi argomenti, se pensate che alla fine il Milan sarà eh, migliore, peggiore dello, di, di quest'anno. Insomma, esprimete la vostra opinione che io vi leggo e vi lascio anche il cuoricino se, se sono d'accordo. Seguiteci su Pianetaminan.it e su tutti i nostri profili social, ovviamente eh, ci ritroviamo poi nella serata di stasera. E nei prossimi giorni con ulteriori aggiornamenti sul mercato e anche sullo stadio, perché c'è da parlare dello stadio, ci stiamo informando, adesso appena avremo informazioni migliori, ve ne, ve ne renderemo conto. Un saluto a tutti e, e, da parte di Stefano Bressi, e ricordo appunto che dovete seguirci su pianetamilan.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.